Ed eccoci invece all'altra novità, Nokia 3.2, display che sale un pochino di caratteristiche e anche di prezzo, e troviamo a 150 euro nella versione da 2 giga e 180 euro nella versione da 3 giga di RAM. Ovviamente certificato Android One e quindi garanzia di aggiornamenti abbastanza puntuali per i prossimi 2 anni. Android 9 Pie anche qui, ma lo sappiamo, cerchiamo di farlo vedere come si deve. Qui abbiamo la fotocamera, che è l'unica cosa praticamente che cambia rispetto alla dotazione stock di Android Pie. Abbiamo qui il classico tac, lo vedete, a seconda delle gesture che facciamo abbiamo il multitasking o abbiamo la possibilità di tornare indietro. Dicevamo 2 giga di RAM o 3 giga di RAM, la costruzione è in plastica un pochino più curata, ma abbiamo sempre un'unica fotocamera con flash LED e la fotocamera posteriore è da 13 megapixel. Il display è un 6.26 pollici con risoluzione 1520x720, abbiamo il notch in stile Essential Phone che nasconde la fotocamera anteriore da 5 megapixel. Sensore di impronte digitali posteriori, chissà se riesco a farvelo vedere, eccolo qua, si sporca tantissimo anche perché essendo in plastica, batteria da 4000 mAh e poi tutta la serie di sensori classici come accelerometro, speaker mono, eccetera eccetera. Abbiamo la radio FM, 178 grammi per 159 mm di altezza, per 76,4 di larghezza, per 8,6 di spessore.